eletto in questo paese che è riservato per la Lega e che rappresenta uno zoccolo duro per il suo partito in quest'isola. Mi sento un punto di partenza, una terra stupenda, ho visto dei posti che non conoscevo, che sono ben contento di conoscere. E poi se riusciamo sui temi, sulle due emergenze del paese, immigrazione e lavoro, a dare una mano non solo alla gente del nord, ma a dare una mano anche alla Sicilia che ha tutto e meriterebbe di tutto, sono solo contento. Però vediamo, stiamo coi piedi per terra, si parte da qualcosa, si parte da tanta gente che ci sta chiedendo di dare una mano, da Ragusa, Caltanissetta, Catania, Augusta, Pozzallo. E quindi mi metto a disposizione ben volentieri. A proposito di riforme, oggi è sembrato eleggere un'apertura nei confronti di Renzi per lavorare insieme sulle riforme. Sui contenuti, se vogliono riportare tutto a Roma e far decidere tutto allo Stato non ci siamo. Invece se vogliono mantenere quelle che sono le peculiarità, le diversità, premiare le regioni, i comuni virtuosi, non rubare l'autonomia a chi ce l'ha, noi ci stiamo, perché non può essere riportato tutto allo Stato. Salvini a Maletto che ci azzecca? Adoro le fragole. Solo fragole? No, e poi la gente, mi ha scritto una marea di gente dalla Sicilia che non pensavo, a Milano la comunità siciliana è foltissima e tostissima, e quindi voglio sfatare il tabù, vediamo se come Lega riusciamo a essere utili anche a gente molto lontana da Milano. Ha portato polenta, pare ci sia un gemellaggio polenta-fragole? Ho nel trolley un pacco di riso e un pacco di farina gialla con cui far la polenta. Eppure si è scatenato il diluvio al suo arrivo. Cioè anche... Ho portato rogna, non vorrei portare scarogna, ecco, però adesso è riuscito il sole. È arrivata pure l'eruzione, problemi di cenere, l'Etna come l'ha accolta. Cioè, vabbè, abbiamo fatto un volo un po' più lungo del solito, dai, però adesso mi godo questa festa e questa gente. Ma Grillo apre sulla legge elettorale, che è l'ultima delle mie preoccupazioni, onestamente. A me interessa l'immigrazione, bloccare questa invasione, il lavoro, la disoccupazione, l'euro, la sanità, della legge elettorale mi interessa poco, onestamente. Domani sarà pure ad Augusta e Ragusa. Camminiamo. Sì, perché c'è un ministro siciliano che sta facendo carne da macello della Sicilia e dell'Italia con un'invasione clandestina senza precedenti. Ieri però Alfano ha detto se Mare Nostrum continua così e l'Europa non se la prende in carico, usciamo da... È tre mesi che lo diciamo all'Europa, però è mesi che se ne frega, bisogna sospendere Mare Nostrum subito, perché crea morte e porta in Italia migliaia di disperati senza futuro, senza casa, senza speranza. L'ha detto anche il Dalai Lama, lo comunichino a Renzi e Alfano, aiutiamoli a casa loro perché sono troppi. Ma sospendere, ma se questi partono ugualmente, questi immigrati... Non farli partire, la Spagna ieri ha respinto un migliaio di clandestini che volevano sconfinare il territorio spagnolo. Non far partire, assolutamente sì, aiutarli a casa loro, assolutamente sì. Stanno attuando il piano.